Un saluto a tutti gli amici di Casa in TV, dai vostri agenti immobiliari di fiducia Fabio Grande e Vitaliano Mongiardo. Diamo quindi il benvenuto ai telespettatori. Vitaliano, oggi sulla base delle email ricevute su info@caseintv.it in riferimento a una precedente puntata in cui abbiamo avuto come ospite l'architetto Giada Mepe, abbiamo deciso di reinvitare l'architetto e parlare quindi di questo argomento che è stato particolarmente caldeggiato, cioè c'è stata richiesta di approfondimento da parte di molti telespettatori, e mi riferisco al tema dei colori, la cromoterapia. Abbiamo lanciato giusto una pillola in quella puntata. Sì, l'abbiamo giusto accennato, e in particolare quindi cercheremo ora con Giada, con l'architetto Mepe, di approfondire il colore quale strumento di valorizzazione dell'immobile quando appunto ci si accinge a vendere una proprietà. Quindi vediamo se Giada è in collegamento. Ci sei, Giada? Ciao Giada. Grazie per avermi reinvitato, perché è un piacere stare a chiacchierare con voi. Perdonate la voce, sono reduce da un'influenza, però ci tenevo a essere. Un po' tutti. Grazie. Tornata in trasmissione. Allora, Vitaliano, fai tu la domanda introduttiva. Sì, Giada, noi abbiamo rilevato una richiesta di informazioni per quanto riguarda: devo vendere casa, voglio valorizzare il mio immobile, che tipo di interventi magari dovrei fare a livello di pitturazione delle pareti per renderlo più appetibile, diciamo, anche accattivante e appetibile, perché poi sappiamo bene che da un servizio fotografico a un video di una promozione può essere comunque importante, quindi il primo impatto che si ha con l'immobile. Allora, è una domanda ricchissima di cose alle quali rispondere. Mi piace tantissimo, perché io amo moltissimo l'approccio con il colore, l'approccio cromoterapeutico, lo chiamo io, perché il colore in realtà non è solo un fatto meramente, diciamo, estetico, ma soprattutto è un approccio psicologico che noi col quale instauriamo un rapporto molto forte. Quindi fare le scelte giuste a livello cromatico per poter vendere un immobile è fondamentale, perché noi siamo molto abituati in maniera spicciola a dire: questo colore mi piace, questo colore non mi piace, però in realtà il colore comunica con noi in maniera subliminale. Facciamo due esempi proprio rapidissimi. Se noi vediamo il rosso, comunque il rosso ci dà un senso di pericolo, quindi è un colore che ci mette in allerta. Se noi invece vediamo l'azzurro del mare, ci rilassiamo. Ora, a prescindere che un colore ci piaccia o meno, gli effetti sono oggettivi. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto e capire che il colore ha degli effetti sulle persone. Quindi ipotizziamo che una famiglia voglia vendere la sua casa, come stavate dicendo prima. Il primo passo da fare è utilizzare il colore per rendere la casa leggibile. Passatemi il termine. Per fare questo cominciamo a ragionare sul discorso di colori caldi e colori freddi. Ora, mentre i colori freddi, come dire, creano una distanza emotiva, i colori caldi creano invece una sorta di avvicinamento. Questa cosa è importante perché? Perché quando ci troviamo in uno spazio, in un ambiente come una zona giorno, che emotivamente ci porta in una condizione di socializzazione, i colori caldi sono sicuramente i colori più idonei per quegli ambienti lì. Quindi come anche la cucina, come magari la zona ingresso, ecco, tutte quelle zone che riguardano, tra virgolette, l'accoglienza, è interessante poterle, come dire, poter abbinare delle colorazioni più calde, quindi tutti i colori, i crema caldi, i gialli, gli arancioni, i rossi, sono tutti colori che possono essere, come dire, appetibili a questo punto di vista. Di contro, nelle zone notte possiamo usare tranquillamente colori più freddi.
la gamma dei colori freddi è tantissima, perché va dagli azzurri ai viola, ai malva, ci sono tantissime tonalità, ora non ci perdiamo nel dettaglio delle tonalità, però distinguere già queste due situazioni all'interno della casa potrebbe essere utile. Un'altra cosa molto interessante, per esempio, è l'utilizzo del verde. Io consiglio sempre di utilizzare il verde, che può essere non solo un fatto pittorico, ma in questi casi l'uso, per esempio, di vegetazione rende sicuramente una casa appetibile, perché uno dei grossi problemi di quando si vendono gli immobili sono queste foto fredde. Soprattutto si tende ora col discorso del minimalismo, no? Questa tendenza al bianco, alle tonalità crema fredde, eccetera. Queste foto sembrano quasi ospedaliere, no? Allora, io penso che una persona che debba comprare una casa debba entrare in un luogo e sentirsi partecipe di quel luogo. In qualche modo si deve sentire parte, si deve sentire, tra virgolette, accolto in quel luogo, si deve sentire coinvolto in una condizione particolare, no? In una situazione che lo fa sentire a casa. Allora, non bisogna esagerare con le colorazioni, ma bisogna utilizzare quelle colorazioni che sicuramente lo abbracciano in qualche modo. Quindi fare molta attenzione all'uso del colore affinché abbia questo tipo di effetto. Per ottenere questa cosa, uno dei problemi grossi è la luce, quindi bisogna vedere anche che tipo di luminosità c'è in quella casa, se è una luce diurna o serale. Già la luminosità ci dà il peso del colore in un ambiente. Se una casa è esposta a est, avrà già colorazioni calde all'interno, no? Perché quando il sole sorge è caldo, quando invece andiamo nelle zone a ovest il colore è più freddo. Quindi andare a contrastare le tonalità mettendo colori dissonanti a questo già creerebbe molto attrito. Quindi utilizzare il colore significa adattare. Scusami se ti interrompo, perché giustamente hai parlato anche di illuminazione e quindi mi viene appunto uno spunto. Ci vuole una coerenza cromatica, quindi abbinare luce fredda a tinte fredde dell'ambiente, luce calda a tinte calde dell'ambiente, o tra luce artificiale e colori ambientali creare contrasto? Qual è la linea più vincente, diciamo? Allora, la vincente sicuramente è quello di creare sfumature continuative, cioè se io ho una zona esposta a est, sì, grande coerenza, perché se ho una zona esposta a est dove la luce prevalente è quella calda, solare, ora non vado sicuramente a fare una camera rossa, perché accentuerei moltissimo quelle tonalità, però se vado a utilizzare colori freddi, quello che finisco per ottenere è una colorazione grigia, perché purtroppo per la legge cromatica due colori contrastanti tra di loro, quando vengono fusi insieme, finiamo per avere il grigio. Se facciamo attenzione, per esempio, nelle nostre case, moltissimi hanno questa tendenza, come dicevamo prima, dell'uso del bianco. Bisogna fare molta attenzione a questa cosa, perché la realtà invece vuole che quando noi abbiamo pareti bianche, l'unico vantaggio che abbiamo è quello di sfruttare la luce per colorarle. E quindi lì dovremmo vivere di luce artificiale perenne. Ma una cosa importante è che quando poi noi invece osserviamo in realtà la nostra parete bianca, le nostre pareti sono tutte grigie. Perché in realtà non esiste il bianco. L'unica parete che può un minimo avere un valore cromatico, e parlo della parete bianca proprio per dare evidenza a questa cosa, sono le pareti opposte alle finestre. Quindi la luce che mi entra dalla finestra mi va in qualche modo a valorizzare la parete bianca opposta. Ora, se la luce naturale è una luce di est, la parete risulterà più calda. Se la luce naturale è una luce di ovest, la parete risulterà più fredda. Ecco, questo bisogna valutarlo. Allora, cosa facciamo? Se noi utilizziamo il colore sulle pareti giuste, riusciamo in qualche modo a tonalizzare l'ambiente, evitando
quell'effetto grigio e spento che spesso abbiamo nelle case quando appunto si utilizzano colorazioni. Per allacciare a questi neutri. Passaggi che hai fatto, perché spesso si fa un grandissimo errore, parlo adesso per da parte del nostro lavoro, quando creiamo un servizio fotografico sull'immobile, facciamo le fotografie sull'immobile nel momento in cui andiamo e ci mettiamo a scattare le foto. Spesso alcune abitazioni, in base all'orario, possono cambiare l'impronta che può dare una foto, quindi bisognerebbe anche studiarci a volte in base all'esposizione che si ha quando andare a scattare una foto. Quindi se su un immobile devi tornarci due volte, è meglio tornarci due volte ma fare un bellissimo servizio, perché spesso si va, si scattano le foto e poi magari ti metti a lavorare sulla foto per renderla migliorabile tutto, ma basterebbe realmente dedicarci il tempo giusto, perché facciamo tanto nel nostro lavoro, quindi fare un secondo appuntamento per fare un servizio fotografico fatto per bene, perché spesso mi sono reso conto che alcuni immobili cambiano notevolmente dalla mattina al pomeriggio. Sì, diciamo che questo è anche la visita che viene fatta col cliente, spesso come dire, implica uno stato d'animo particolare. Cioè, se noi entriamo in case totalmente bianche, allora facciamo bene attenzione come sono esposte, perché se rischiamo di andare sul posto in un momento in cui il sole tramonta, la casa risulterà e sembrerà comunque molto fredda, e quindi tenderà, come dire, a creare molto, molta distanza con chi la vede fondamentalmente. Se invece l'andiamo a vedere in ore, in un orario in cui il sole appunto sta nascendo, magari primo pomeriggio, presto, tarda mattinata, eccetera, la casa risulterà comunque più calda. Quindi bisogna fare molta attenzione a questa cosa, perché questi sono più che altro risposte psicologiche che noi andiamo a ricercare nel cliente, non perché uno debba, come dire, usare una strategia, ma proprio perché il cliente deve poter assaporare il lato positivo dell'immobile. Ci può stare tranquillamente, no? Cioè, tu stai cercando casa, io provo a presentarti nel miglior dei modi quella casa. Quindi esatto. Ci può tranquillamente stare. Qui bisognerebbe fare maggiore attenzione. Spesso siamo anche vincolati poi alcune volte a fare appuntamenti magari in orari veramente assurdi, e noi ci accorgiamo della percezione che ha il cliente quando entra, perché è la stessa percezione che magari la stiamo vivendo noi. È capitato spesso con case dove ci sono i proprietari che lasciano le luci spente quando stai arrivando con i clienti, ci impieghi giusto quei due minuti ad accendere le luci, ma già il primo impatto che ha avuto il cliente che è entrato nel momento in cui ha superato la soglia, abbiamo perso tanti punti in percentuale per raggiungere un risultato, perché esatto. Sappiamo bene com'è il primo imprinting. Da quando conosci una persona, come anche visito un ambiente, no? Ti può lasciare a livello proprio di sensazioni, bisognerebbe fare maggiore attenzione a questo. E quindi Giada, per esempio, poniamo proprio un appartamento che noi sappiamo che ha questa problematica, scarsa luminosità, come possiamo intervenire col colore? Allora, questa è una bellissima domanda, perché molte volte si pensa che utilizzare il bianco in un appartamento scarsamente illuminato può aiutare. In realtà non è così. Capito, perché... totalmente al contrario. Esatto, perché che succede? Il bianco fa sì che con l'occhio io riesca a dimensionare perfettamente l'ambiente. Uno dei più bei interventi che io ho visto, non è un intervento mio, ma quando l'ho visto sono rimasta veramente stupita, è un piccolissimo appartamento a Roma, dove siccome, voi sapete che a Roma, a parte gli appartamenti sono piccoli, sono anche spesso ricavati, no, all'interno di unità residenziali particolari, c'era questo ingresso minuscolo, cioè tu entravi in un ingresso minuscolo. Cosa aveva fatto il proprietario? L'aveva totalmente dipinto di prugna. Aveva messo delle luci e uno specchio molto particolari. Allora vi giuro che quell'ingressino minuscolo era veramente super accogliente.
tu non ti rendevi neanche conto di quanto fosse piccolo, perché era scuro, con una bella tonalità, non era macabro, diciamo, aveva trovato una tonalità proprio molto bella, che però che faceva contrasto con la zona giorno, che poi si apriva ed era luminosissima. Quindi che succedeva? Che quell'ingressino era piccolo, scuro, a te non dava quell'idea, poi come ti giravi subito c'era questa zona giorno che non era grandissima, ma che per contrasto sembrava enorme. Quindi aveva giocato su questi effetti. Ora, non voglio dire che uno debba fare un intervento così radicale, però questa cosa ci fa capire come spesso lavorare su dei contrasti di luce, cromatici, eccetera, ci aiuta tantissimo. Un altro trucco per scaldare un ambiente poco illuminato è usare il giallo, che non intendo prendere il giallo limone e spalmarlo sulle pareti, però prendere un bianco e tonalizzarlo con una punta di giallo rende l'ambiente più luminoso, perché il giallo è il colore luminoso per eccellenza. Proprio a livello di cromatismi, quando noi vogliamo illuminare un colore dobbiamo utilizzare il giallo all'interno, che deve essere quella punta giusta, perfetta, per dare morbidezza. Se un ambiente è piccolo, come dicevamo prima, magari non lo andiamo a colorare tutto per intero, ma potremmo utilizzare una parete strategica per creare ampiezza. Quindi giocare sul dimensionamento delle pareti e sulla giusta colorazione di quella parete, perché quando noi entriamo in una stanza dobbiamo creare dei punti focali affinché comunque l'occhio sia attirato dal punto di vista prospettico. Un altro gioco legato alla luce e al colore è il pavimento. I pavimenti coprono una superficie enorme all'interno degli appartamenti, e pavimenti chiari, pavimenti scuri alterano la percezione che abbiamo. E bisogna sempre entrare, come dire, in un'osservazione generale dell'immobile, perché, ripeto, spesso fare determinate scelte quando vogliamo vendere una casa non è semplice dire ok, entriamo nel salotto, lo facciamo di un bel arancione caldo, particolare, eccetera, che poi magari va a contrastare col tipo di pavimento. Naturalmente queste cose vanno ben bilanciate. Le porte, il colore delle porte, sì, che ti incidono comunque. Esatto, bisogna sempre fare, ci sono dei dettagli che bisogna capire come gestire. Però fondamentalmente, come diceva Fabio, ecco, noi potremmo utilizzare il giallo per illuminare, scaldare e illuminare maggiormente un ambiente, rendere l'ambiente reattivo alla luce. Poi esistono anche delle pitture molto particolari oggi, che non sono le classiche pitture, diciamo, lisce, uniformi, che si utilizzano di buon mercato, diciamo. Però esistono delle pitture che potrebbero veramente valorizzare in maniera incredibile un ambiente piccolo, perché hanno dei pigmenti all'interno che ne amplificano la luminosità. Ecco, io farei molta attenzione. Glitterate, come le vedi? Pitture glitterate? No, allora, considerando che noi dobbiamo vendere un immobile, è inutile fare una spesa così caratterizzante. Anche perché non la devi personalizzare per te. Potrebbe non piacere poi al pubblico. Esatto, però esistono delle pitture... Allora, se io ti dicessi perlato, ti manderei fuori pista. È un po' come un effetto perlato, però non ha l'effetto pennellato, l'effetto, diciamo, baroccheggiante. È una pittura uniforme, ma con del pigmento all'interno che cattura la luce. Sono piccolissimi dettagli che possono dar valore a un ambiente piccolo. Allora, questa è una scelta che poi bisogna un attimo capire anche con il proprietario, se vuole fare una cosa del genere o meno. Però, grosso modo, come dicevamo prima, la cosa migliore è sempre utilizzare quella puntina di giallo per accentuare la luminosità di un ambiente. E poi giocare su queste differenze. Come dicevo prima, l'ingresso piccolo che ti dà, come dire,
senza porte, senza niente, ti dà sull'ingresso e tu hai subito quell'effetto che dal buio passi alla luce e la retina impiega di più per adattarsi a quell'ambiente e quindi lo legge come ampio e luminoso. Tanto prima anche di uno specchio, anche quello potrebbe essere un elemento strategico nella gestione della luce. L'utilizzo degli specchi sì, sicuramente va ad ampliare e si consiglia sempre di posizionare gli specchi davanti le finestre, per esempio, soprattutto perché appunto moltiplicano la luce, no? Quindi bisognerebbe fare attenzione a questo genere di dettagli proprio per valorizzare. Poi bisogna vedere come si integra all'interno. Un po' per sintetizzare, standardizzare, perché poi alla fine dobbiamo cercare un intervento che vada bene in linea di massima. Una punta di giallo nel colore bianco e l'uso di specchi potrebbe supplire a una situazione di scarsità di luce in un ambiente medio, giusto Giada? Esatto. Oppure anche un'altra cosa che si potrebbe utilizzare quando l'ambiente non è particolarmente luminoso è utilizzare arredamento colorato. Quindi utilizzare un arredo, dettagli cromatici abbastanza importanti, perché questo? Perché distolgono, tra virgolette, l'attenzione dall'insieme, no? E attirano. Quindi parlavamo di un punto focale, che può essere un divano, un letto particolare, la testata di un letto particolare, però... giocare con un po' di colore sull'arredo e sull'utilizzo delle piante, come vi dicevo, può veramente fare la differenza in un ambiente. Può renderlo più luminoso, più grande, più vissuto, no? La vegetazione è una cosa vera poi alla fine, per cui riuscire ad avere la vegetazione in casa significa, uno, avere il colore verde e quindi un senso di tranquillità, di pacificazione e poi un'ossigenazione pura dell'ambiente. Sono veramente delle piccolissime cose che ti predispongono a vedere un immobile sotto una luce diversa, potremmo dire, no? Luce diversa. Invece un altro dettaglio, la cornice degli infissi va coordinata alle porte o giocare di contrasto? Allora, diciamo che le porte sono un elemento d'arredo importante anche non diciamo economico, quindi in realtà dipende dallo stato dei luoghi, cioè se le porte sono nuove bisogna comunque tenerne conto e integrarle per quanto possibile in un intervento. Giocare sui contrasti qui dipende sempre dall'immobile. Per esempio, io una volta ho visto un immobile a Catanzaro per una cliente ed era un immobile dalla forma veramente allucinante. Era piena di spigolosità, piena di muri strani, era molto lungo, eccetera. Ecco, io un immobile del genere, per esempio, lo vedrei ricco di contrasti. Cioè, io utilizzerei questa sua natura già molto forte e la valorizzerei in una vendita, no? Non andrei a fare un immobile che cerca di essere neutro, di nascondere se stesso, intanto. Poi, se invece ci troviamo in una situazione di una struttura, un appartamento abbastanza regolare, ecco, lì cercherei di tirare fuori un po' il carattere attraverso, come dicevamo prima, il discorso della luce naturale, cercherei di valorizzare la luce naturale nell'ambiente. Cercherei di amplificarla attraverso l'uso del colore, che ripeto potrebbe essere una parete, come potrebbe essere un decoro, come potrebbe essere un dettaglio dell'arredamento che va in combinazione con la luce naturale, e cercherei, come dire, di gestire le cose che mi vado a ritrovare lì, che sono appunto i pavimenti e le porte. Lì bisogna poi ragionare su questo tipo di insieme, perché immagino che chi voglia vendere non è che voglia fare grandissimi interventi all'interno di un immobile. Quindi voglio dire, anche lì, se le porte sono in una condizione, diciamo, sono delle porte vecchiotte, si potrebbe anche ipotizzare di colorarle. Se uno ha voglia, voglio dire, per dare un aspetto, come dire, una prospettiva anche futura, no?
Amici di scegliamocasa.it, oggi vediamo una proposta immobiliare appena entrata, ci troviamo in via Cesare Sinopoli, quindi a Ponte Piccolo, e andremo a vedere un appartamento di 127 metri quadrati al quarto piano, in palazzo con ascensore che arriva al terzo, una piccola rampa di scale e siamo nell'appartamento, seguitemi. Dall'ingresso siamo subito accolti in questo salone doppio che è arricchito dalla presenza di un camino e da due balconi che garantiscono una luminosità abbondante. Dal salone poi passiamo a vedere gli altri ambienti, troveremo tre camere da letto di cui una con una piccola cabina armadio, una bella cucina abitabile e due bagni di cui uno ristrutturato e l'altro invece da ristrutturare. Andiamo a vedere gli altri ambienti. Dalla cucina, così come da due delle tre camere da letto, abbiamo un bellissimo affaccio sul mare. La casa espone su tre lati, quindi luminosità e areazione sono sicuramente punti di forza. Come vedete dalle immagini che stiamo scorrendo insieme, l'appartamento necessita di un intervento di ristrutturazione, in particolare per riprendere la cucina e uno dei due bagni, però a livello impiantistico sia l'impianto di riscaldamento che appunto l'impianto idrico sono stati oggetto di una recente ristrutturazione, per cui l'intervento si limita più ad un fattore estetico che funzionale. Vi invito tutti a contattarci presso i nostri recapiti telefonici o la nostra mail o a venire in agenzia per prenotare un sopralluogo di persona su questa proposta immobiliare. Un saluto a tutti dal vostro agente immobiliare di fiducia Fabio Grande. Ciao! Amici di scegliamocasa.it e di Casa in TV, oggi siamo in provincia di Catanzaro, comune di Nocera Terinese, esattamente nel villaggio Temesa, un villaggio a pochi passi dal mare. Siamo in questa struttura perché vi presenteremo una soluzione in una villa quadrifamiliare sviluppata su due livelli con una corte esterna. La soluzione ha un'ottima opportunità perché è divisa su due unità immobiliari separate. Quindi si ha la possibilità di acquistare o l'appartamento che si trova al primo piano o l'intera struttura. Per caratteristiche tecniche e anche prezzo ti invito a visitare il sito www.casaintv.it oppure scegliamocasa.it. Codici di riferimento dell'annuncio lo vedi esattamente sotto che ti sta apparendo. Potrai visitare la parte tecnica e anche il prezzo. E lì dove dovessi trovare interesse, contattaci e fisseremo un appuntamento mirato in base anche alle tue esigenze. Già, stiamo parlando di pareti, adesso porte, prima abbiamo parlato anche di pavimenti, ma mi stavo facendo questa domanda, ma il tetto, diamo per scontato che sia sempre bianco o si può anche intervenire come colore? Bella, questa qui è proprio una domanda molto interessante. Allora, generalmente diamo per scontato che sia bianco solo per un motivo... diciamo di spazialità, no? Perché una volta, per esempio, i tetti erano colorati. Storicamente i palazzi più belli avevano, forse la parte più bella erano proprio i soffitti, no? Si è tendenzialmente andati verso la pittura bianca del tetto perché il tetto si è progressivamente abbassato. Allora, io devo dire la verità, amo il tetto colorato, però è un mio gusto soggettivo. Immagina, io ho decorato molte volte dei soffitti dove il cliente me l'ha permesso, per esempio anche giocando con le modanature lungo il bordo e avendo una colorazione a soffitto, e l'effetto è molto molto particolare. Poi anche lì dipende, per esempio l'utilizzo del colore all'interno di un ambiente, come dicevamo prima, in qualche modo lo dimensiona, quindi scegliere determinati tipi di colori e determinati tipi di decorazioni tende sempre a caratterizzare un ambiente in maniera importante. Forse queste sono quelle scelte che lascerei più all'acquirente che al venditore.
Però è vero che in alcuni contesti l'utilizzo di, di un soffitto colorato può essere molto interessante, soprattutto quando l'ambiente è più alto del normale. Io attualmente vivo in una casa che è 3,10 m di altezza e il soffitto colorato è stata una delle cose che l'ha caratterizzato. Adesso abbiamo i soffitti bianchi per determinati motivi, ma negli anni questi soffitti sono stati colorati, anche con diverse colorazioni. Quindi devo dire che io ho vissuto, come dire, i due effetti diversi, e io amo molto il colore, quindi non mi dispiacerebbe. Certo è che se andiamo a colorare un soffitto con un colore scuro tenderà ad abbassare l'ambiente. Se utilizziamo delle colorazioni chiare, luminose, tenderà ad ampliarlo. Se siamo alla ricerca di effetti, diciamo, di stili particolari, e lì ci sarebbe da aprire un capitolo. Quello che tu mi chiedi però mi fa pensare a un'altra cosa, al discorso che quando noi vendiamo un immobile, in realtà dobbiamo capire bene se il cliente è intenzionato ad acquistare o lo vuole acquistare così com'è, vuole fare il minore intervento possibile, o se vuole ristrutturarlo. Lì decadono tantissime tematiche sulla ristrutturazione, perché poi lì entri nella personalizzazione. Allora, io penso che la cosa migliore sia quella di vendere, tra virgolette, un'atmosfera. Quindi mi focalizzerei molto sull'atmosfera, partendo dalla luce naturale, dall'uso di un colore che sia in accordo con la luce naturale degli ambienti, e con l'adeguamento, se necessario, dell'arredo. Però fondamentalmente giocherei molto su questa cosa, cioè sfrutterei le qualità naturali, perché nel momento in cui vado a demolire un muro, la finestra rimarrà sempre lì. Quindi riuscire a far percepire il valore cromatico già naturale di un ambiente, a prescindere che ci sia una camera piuttosto che un'altra o un mega salone, lì fa la differenza. Ecco, il colore lì diventa, come dire, neanche un investimento economico, perché è quello della luce naturale, quindi già ci sta raccontando qualcosa di quel posto. E allora ragionerei sul colore naturale e lo andrei a valorizzare il più possibile. Fabio, ma adesso man mano che sta facendo l'intervento Giada, mi viene da pensare che dobbiamo riparlarne di un argomento che secondo noi è molto molto importante, perché spesso a noi ci capitano degli immobili che dobbiamo mettere in vendita, che ci accorgiamo magari che sono a livello di invendibili, no, che magari si presentano in modo, magari per come sono ammobiliati, forse sempre anche troppo, no? Perché adesso ci stiamo concentrando sui colori, ma anche l'impatto poi magari di una casa come ammobiliata è da impatto. Quindi, siccome stiamo vedendo sempre di più che i servizi di home staging, quindi la preparazione di alcuni degli immobili prima di metterli in vendita, credo che è un altro argomento che dovremmo sicuramente trattare, perché sta andando sempre di più di moda, tra virgolette, questo tipo di interventi. Sì, perché vediamo come spesso con piccoli interventi e si possono consigliare migliorie sugli immobili, perché stiamo parlando sempre poi di migliorabile la presentabilità. Sì, sicuramente l'home staging poi potrebbe essere oggetto di un argomento, di una puntata dedicata a questa, sempre seguendo questo filone dell'ottimizzazione, della valorizzazione dell'immobile quando ci si accinge a valutare una vendita. Quindi sicuramente è un argomento che potremmo affrontare con Giada in una puntata dedicata. Che dici, Giada? Ce la facciamo? Come no, assolutamente. La cosa è molto molto interessante. Perché comunque sia, ripeto, vendere un immobile è proprio un filo sottile, no? Perché spesso si rendono gli immobili quasi asettici, perché diciamo, ma tanto ci andrà a vivere un'altra persona. Però quella persona che va a vedere un immobile deve comunque capirne i valori energetici, emotivi, cromatici, cioè c'entra tanta roba dentro. Quindi rendere asettico un ambiente non lo rende sicuramente appetibile.
Anzi, io ogni volta sottolineo questa cosa perché anche con i clienti che mi fanno vedere magari immobili che vogliono comprare da ristrutturare, eccetera, mi capitano queste foto dove si vedono queste camere da letto con questi letti stereti, con i materassi sopra, senza coperte, senza niente. Cioè, io capisco, no? Che chi deve comprare si deve immedesimare, però diamogli un aiuto. Cioè, mi servi proprio un assist, perché ti dico una cosa, adesso alle porte di 25 anni di professione, e da quando entro con il cliente dentro casa veramente difficilmente sbaglio se quella persona acquista quella casa o no, dalle percezioni praticamente dei primi passi che diamo dentro casa, perché quella comunque è un impatto con gli ambienti. E a volte il cliente ti può dire anche, credo che capita spesso, no? Che la casa è piaciuta e tutta, al secondo richiamo magari totalmente cambia, che non è totalmente interessata. Quindi su questo credo che noi come operatori dobbiamo lavorare veramente tanto, sfruttando comunque le professionalità di chi fa per lavoro, certo. Esattamente quello che hai raccontato tu. Quindi su quello dobbiamo migliorare, anche per dare il miglior servizio poi a chi deve vendere, anche a chi deve comprare. Assolutamente. Bene, allora ci accingiamo in chiusura, ringraziamo Giada, vi ricordiamo grazie che Giada ha un canale YouTube attraverso il quale potete comunque fruire delle sue consulenze. Sì, ha tanti video bellissimi. Ci vuoi ricordare, Giada, proprio qual è il tuo canale? Su YouTube mi trovano come Giada Mete, non si possono perfetto, sbagliare. Perfetto. Per quanto riguarda Giada, quindi basta mettere Giada Mete. Per quanto riguarda tutta la programmazione di Casa in TV, idem, scrivete Casa in TV su YouTube, ma meglio ancora su www.casaintv.it, oltre a fruire di tutta la programmazione della nostra emittente sul web on demand, potete anche visionare un po' tutte le proposte immobiliari contenute nel portale, nel motore di ricerca ivi incluso. Su casaintv.it troverete un'offerta immobiliare più che altro focalizzata nell'area della regione Calabria, mentre se cercate proposte immobiliari un po' in tutta Italia, vi invito a visionare il portale del nostro sponsor che è scegliamocasa.it, e su www.scegliamocasa.it, oltre a poter fruire di una quantità importante di selezionate proposte immobiliari sulla regione Calabria, avrete anche la possibilità di indagare proposte immobiliari un po' in tutto lo stivale. Volevi aggiungere qualcosa, Vittoriano? Salutiamo e ci vediamo alla prossima. Allora, alla prossima puntata con il settimanale immobiliare. Vi ricordo, ogni martedì alle 22.45 di replica la domenica alle 13.30. Ho detto bene, Andrea? Ho detto bene, corretto. Approfitto anche per ricordarvi che dal mese di marzo, forse aprile, ripartirà la nuova stagione di La Casa Perfetta. La Casa Perfetta, tenetevi pronti. Riprenderemo a divertirci. Alla prossima, ciao!